Bene, allora siamo con Luca e collaboratore Alessandro della Rinaldo Group. Esatto. Ma allora, ma non sei stufo di aprire nuove attività, no, nuove botteghe? Sono stanco. Già 3 anni qua con questa macelleria. Dico macelleria, ma sembra quasi una boutique, onestamente, devo dire la verità. Grazie. Da 3 anni che avete rivitalizzato la zona, ma non solo la zona, anche Chioggia, con dei prodotti di qualità e molto innovativi. Esatto. Ma non ti sei ancora fermato? No, non sono ancora stanco. Cos'è questa cosa qui? Zio Musso, cos'è? Zio Musso, una nuova startup del gruppo della Rinaldo Group, e tratterrà tutte le specie equine, quindi cavallo, asino, puledro. Siamo i primi nella città di Chioggia. E andiamo a proporre le specialità gastronomiche crude, sia crude che cotte, e ci crediamo molto nel progetto perché appunto siamo i primi, quindi abbiamo una unicità del prodotto, ecco. Ma poi non siete solo a Chioggia, perché siete ad Adria. Abbiamo passeggiato l'altro giorno, siamo andati a trovare una bellissima, questo anche locale, peccato che a Chioggia, ma so che hai qualche altro progetto anche, non ti fermi, esatto, vero? Esatto. Abbiamo visto un locale bellino con tutto un angoletto molto, ad Adria molto particolare. Un altro format che è la carneficina, quindi una macelleria con ristoro, quindi il cliente può fare lo shop della carne oppure sedersi e mangiare, e siamo aperti tutte le sere dal mercoledì al sabato. E siamo sempre avanti, insomma. Sabato l'apertura, l'inaugurazione. Esatto, sabato avremo un buffet, allestiremo un buffet con spezzatino e mussetto per tutti, vino rosso, quindi ci sarà aria di festa, insomma. Il vino mi sembra che non manca mai. No, mai. Il vino non manca mai. Esatto. Bene, allora non mancate di venire all'inaugurazione e continuate a seguire, che mi sembra che, certo, già il giro di lavoro non manchi. Grazie. Ciao.